È vero che la massa muscolare aiuta le prestazioni in moto? Oggi parleremo di quanto incide la massa muscolare sulla guida e di quale dovrebbe essere l'allenamento di forza migliore per un pilota di motocross o di enduro. Rispondiamo subito alla domanda che abbiamo fatto all'inizio di questo video, e cioè: la massa muscolare aiuta nella guida? E la risposta è no. Il volume dei muscoli non serve a chi fa motocross o enduro, anzi, nella maggior parte dei casi è addirittura deleteria per la guida, e adesso ti spiego perché. Chiariamo subito che la forza è di fondamentale importanza quando parliamo di preparazione atletica nel mondo dei motori, quindi va allenata e migliorata costantemente. Quando parliamo di allenamento della forza, non possiamo non prendere in considerazione due tipologie di fattori che sono necessari quando andiamo a sviluppare un programma di potenziamento, soprattutto quando lo scopo è quello di guidare meglio, avere maggiore controllo, avere maggiore forza nelle gambe per gestire i vari movimenti e le varie fasi della guida, e avere anche più forza negli arti superiori e nelle braccia. E questi due fattori sono quelli strutturali, cioè riferiti all'anatomia del muscolo, e quelli invece funzionali, riconducibili agli aspetti nervosi. La cosa interessante è che entrambi questi fattori sviluppano una maggiore forza, cioè abbiamo un incremento di quella che è la forza, ma solo uno di questi porta anche a un deterioramento, a un peggioramento delle prestazioni in pista. Vi ricordo che sono online e acquistabili sul mio sito l'ebook sull'allenamento della resistenza nel motocross, dove all'interno trovi tutti i segreti per spingere dall'inizio alla fine senza affanno e allontanando la sensazione di fatica, e il programma completo a tutto gas, dove ci sono 3 schede di allenamento progressive per un totale di 9 settimane. Se siete interessati, vi lascio per entrambi il link in descrizione. Tra i fattori strutturali ce ne sono sicuramente due che è necessario un attimo prendere in considerazione, e sono l'angolo di pennazione e la sezione trasversa muscolare. Sono parole un po' complicate, lo so, ma vi basta sapere che un aumento eccessivo della massa muscolare svolta, ottenuta anzi con certi tipi di allenamenti che tra poco vedremo, vanno a aumentare sì la forza, ma allo stesso tempo portano a un decremento, a una riduzione di quella che è la velocità di contrazione del singolo muscolo. Tradotto, ci ritroviamo con un organismo sicuramente più forte, sicuramente anche più grosso muscolarmente, ma allo stesso tempo più lento. L'aumento di massa muscolare infatti agisce in primis sull'aumento della sezione trasversa muscolare, che porta come conseguenza a avere dei muscoli più grandi e quindi un peso corporeo del pilota più alto. Ma soprattutto, conseguenza ancora più negativa, è che l'angolo di pennazione, che abbiamo visto poco, anzi aumenta. All'aumentare di questo angolo, all'aumentare del grado di questo angolo, quello che succede è che il muscolo sprigiona più forza, ma si contrae in modo molto più lento. E alla luce delle contrazioni che abbiamo sulla moto tutta la vita, meglio avere muscoli veloci piuttosto che lenti. Dall'altro lato invece abbiamo i fattori funzionali, cioè quelli nervosi, che non vanno a generare conseguenze negative per quanto riguarda la velocità di contrazione. Il motivo è molto semplice, perché vanno ad agire su un aspetto molto importante, cioè sulla coordinazione di due tipi: quella intramuscolare, cioè interna al muscolo, che è relativa alla capacità delle fibre di contrarsi in modo efficiente, e su quella intermuscolare, cioè esterna al muscolo, data principalmente dalla coordinazione tra muscoli agonisti e antagonisti, ma anche tra quelli sinergici e stabilizzatori. Tutti quanti fondamentali in uno sport come il motocross o l'enduro, dove le accelerazioni che subisce il corpo sono tante e dove l'organismo è proiettato continuamente anche ad alte velocità nell'ambiente esterno. Quindi come fare per concentrarsi su fattori funzionali, quindi su quelli nervosi, ottenendo anche un miglioramento e non un peggioramento della prestazione? Qua bisogna fare un piccolo passo indietro e parlare di un fenomeno definito esaurimento muscolare o cedimento muscolare, cioè quando non siamo più in grado di continuare ad eseguire ulteriori ripetizioni di un certo esercizio. Bene, questo fenomeno va a innescare il processo di ipertrofia, cioè di aumento delle masse muscolari, e più in particolare un tipo di ipertrofia che viene definita non funzionale, dove ad ogni incremento di massa corrisponde anche un incremento di peso, che spesso risulta un fattore limitante delle prestazioni in pista, che spesso risulta un fattore limitante nella prestazione di un motociclista, dove non è necessario tanto essere grossi quanto invece eseguire dei movimenti nei modi e nei tempi giusti, e quindi ottenere un tipo di ipertrofia definita invece funzionale. Vediamo adesso come si ottiene questa ipertrofia non funzionale, in modo da evitarla il più possibile all'interno dell'allenamento. L'aspetto più importante
importante da tenere in considerazione per non raggiungere quel cedimento muscolare è il tempo sotto tensione di un muscolo, cioè quanto un muscolo rimane in regime di contrazione. Se per esempio faccio 8 ripetizioni di uno squat con bilanciere, se le faccio in modo lento il mio tempo sotto tensione aumenta, se le faccio in modo veloce il tempo sotto tensione invece è ridotto. Questo aumentato tempo sotto tensione lo possiamo ottenere in due modi. Primo è aumentando il numero di ripetizioni, però per forza di cose per mantenere alte le ripetizioni dobbiamo scendere, dobbiamo scalare, dobbiamo diminuire il carico. Quindi in questo caso l'effetto ipertrofico si riduce. Il secondo è invece aumentando il tempo della singola contrazione, ossia facendo il movimento più lento. La seconda modalità è quella che maggiormente produce un effetto ipertrofico, agendo negativamente sulla prestazione di un motociclista. Ma attenzione, non soltanto perché abbiamo un aumento dei volumi e quindi del peso, ma anche perché stiamo allenando un muscolo a contrarsi lentamente, quando invece non dovrebbe contrarsi lentamente quando siamo in pista. Quindi, ricapitolando, l'aumento di massa muscolare va ad aumentare come conseguenza il peso corporeo e va a ridurre la velocità di contrazione dei muscoli, per tutti i fattori che abbiamo visto in precedenza. In più, questo tipo di allenamento, consapevole o inconsapevole che sia, va anche ad abituare i muscoli a lavorare in modo lento, quando invece sarebbe meglio allenarli alla velocità, perché andiamo ad agire su quei fattori funzionali e nervosi che portano a un'ipertrofia di tipo funzionale, cioè utile per un pilota. Quindi che cosa fare adesso nel concreto? Cioè adesso io vado in palestra, che cosa faccio? Hai varie possibilità a seconda di quello che è l'obiettivo. La prima è quella di lavorare con carichi medio-bassi tra 50 e il 75% del massimale ed eseguire un certo numero di ripetizioni protratte nel tempo, come per esempio 12-20 ripetizioni, andando a lavorare su quella che viene definita resistenza alla forza, che tra l'altro è fondamentale, importantissima da sviluppare nel motocross. Oppure la seconda opzione è quella di alzare i carichi andando tra il 70 e l'85%, però stavolta le ripetizioni andranno eseguite alla massima velocità possibile in modo da agire su quei fattori funzionali nervosi. Carichi al di sopra dell'85% io personalmente li sconsiglio in chi fa questo sport, rischiando quindi di aumentare troppo il tempo sotto tensione di un muscolo con tutti gli effetti negativi che abbiamo visto poc'anzi. Secondo, perché non è necessario, salvo rari casi, caricare così tanto per poi spingere di più in pista. Per il video di oggi è tutto, lo so è stato molto complicato, per cui se avete delle domande, dei dubbi, dei chiarimenti che volete avere, scrivetemi nei commenti, sarò felice di rispondervi. Spero di aver chiarito alcuni concetti per quanto riguarda l'allenamento di forza e più nello specifico anche dell'aumento di massa muscolare negli sport motoristici. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo video.